Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi siamo insieme a uno splendido dottore, il signor Nunzio Sisto, che ci farà compagnia per alcuni appuntamenti per quanto riguarda il desiderio di maternità, la maternità in generale e come affrontare tutte le questioni che concernono la famiglia, un po' come abbiamo fatto anche con la dottoressa Viviana Presicce. Allora, buongiorno dottore, ci parli un po' Salve, di lei. allora, sono uno psicoterapeuta, sono napoletano e lavoro nei miei studi alla CER a Napoli e in penisola sorrentina. E mi occupo, faccio clinica generale, mi occupo sia di infanzia che di adolescenza che di età adulta che di coppie e famiglie. Ok, perfetto. Allora, precisiamo che il dottore al momento non indossa né mascherina né visiera per il semplice fatto che ovviamente siamo ad una grande distanza, siamo in un ambiente areggiato, quindi non è necessario. Allora, dottore, noi partiremo subito con questo percorso parlando innanzitutto del concepimento. Allora, secondo lei, com'è possibile avvicinarsi al desiderio di avere un figlio per una donna oppure anche di non averlo, perché non è detto che per forza una donna debba volere un figlio. Beh, intanto in quanto desiderio, quello del concepimento, della maternità, della genitorialità in generale, un desiderio biologico, naturale. Quindi più che avvicinarsi e che spazio gli si dà al desiderio, insomma, perché è naturale che una donna, soprattutto una donna, perché la donna che si ingravida, la donna che genera un bambino, è ovvio che una donna si ponga dinanzi a questa prospettiva. Poi facendo le sue scelte, avere un figlio o non averlo. Diciamo che quando la donna decide di non avere un figlio è relativamente meno complicata la situazione di rapporto col desiderio, perché se la donna decide di non avere un figlio, normalmente ha delle motivazioni che ha molto ben presente, no? E che condivide. Un discorso diverso, soprattutto per le donne italiane, poi magari più avanti spiegherò perché per le donne italiane è un po' diverso. Diventa non un problema, ma un impegno quello di fare i conti con questo desiderio, no? Attualmente è già da parecchio tempo che si osserva questo desiderio comparire in maniera molto potente e diffusa, soprattutto nelle donne oltre 30 anni. L'età media della donna primipara che ha il primo figlio è molto aumentata negli anni. Perché? I motivi non sono psicologici, al posto mio dovrebbe esserci un sociologo, ma sostanzialmente perché la maternità in Italia non è supportata, non è garantita, per cui fare un figlio è un onere completamente gravato sulle spalle di chi lo genera il figlio. E quindi le donne a quell'età perché scatta un orologio biologico. Il corpo avverte la donna che sta per finire la sua fertilità. E quindi molto spesso si presenta un desiderio nelle forme imperative. Devo avere un Un figlio. figlio. Ok, perfetto. Quindi diciamo è un discorso abbastanza diverso per chi lo vuole e chi non lo vuole. Per chi non lo vuole può essere più semplice. E proprio nel caso in cui una donna non vuole un figlio, come rapportarsi a questo punto con la società? Perché, come ha detto lei prima, la società comunque un po' anche impone questa cosa di avere figli. Lo sappiamo bene, quando una coppia si sposa, una delle prime domande, magari dopo 2, 3, 4 mesi, è un bambino quando arriva. Quindi, come fare i conti con ciò che ci circonda nel momento in cui si capisce di non volere un bambino? Non volere. È importante che si discrimini, perché ci sono situazioni in cui alcune donne non decidono legittimamente di non volere figli, altre condizioni in cui donne che non hanno figli, non generano, però in realtà li vorrebbero,
cioè vivono una condizione di impedimento alla genitorialità, sono due condizioni Ok, quella differenti. del non potere l'affronteremo un po' più Sì. avanti. Nel momento in cui invece non si vuole, per un motivo o per un altro, avere un figlio, si può, ma non si vuole. Come, quindi come rapportarsi alla società? Che cosa fare per, insomma, affrontare quelli che possono essere i pregiudizi delle persone che ci circondano? Beh, come con tutti i pregiudizi, ancorarsi fortemente alle proprie motivazioni. Una donna che prende la decisione di non generare ha molto ben chiari i motivi per cui fa questa cosa. E se questo può farla incontrare i pregiudizi della società, questa, la risposta è quella che normalmente si ha dinanzi ai pregiudizi, insomma, ancorarsi sulle proprie motivazioni. No, in qualcosa, sulla propria identità e non farsi come etichettare, non farsi descrivere dai pregiudizi, ma restare sulla propria narrativa, cioè essere ancorati sui motivi che hanno Per cui non si determinato. decide di non Sì, averli. sì. E nel caso in cui questo accada in una coppia, magari lei non vuole, ma lui sì, come si può affrontare questa situazione? Beh, questo si chiama conflitto. È che quando si parla di conflitto di coppia, questa è una battuta che il mio antico maestro diceva, il conflitto di coppia in scala è molto più potente di un ipotetico terzo conflitto termonucleare. Nel senso che Ok, è è una roba cosa molto complicata, è roba forte. complicata, c'è bisogno di molto, molta disponibilità all'ascolto e all'accoglienza. Quando su una questione così poi non secondaria, anzi centrale, ci sono due posizioni differenti, c'è bisogno di molta disponibilità all'ascolto e al dialogo. E questo poi determina, genera un punto di incontro. Molto spesso, a me è capitato molte volte di osservare coppie proprio su questo. Avere due posizioni differenti, genere la donna che porta il desiderio e l'uomo l'aspetto più inerziale, no? Rispetto al desiderio, poi riuscire ad arrivare ad un punto di incontro che non è razionale, è emotivo, cioè è conseguente all'ascolto, no? È alla comprensione. Se ascolto bene le motivazioni dell'altro, forse potrei scorgere qualcosa anche dentro di me di questa disponibilità. E così può accadere. La parola chiave è disponibilità all'ascolto. Ok, perfetto, quindi venirsi incontro reciprocamente Sì. e parlare di quelli che possono essere i desideri dell'uno oppure dell'altro, cercando comunque, come ha detto lei, un punto di incontro poi tra le due parti, quindi a questo punto non rifugiarsi nel io voglio, tu vuoi, cosa vogliamo, dove vogliamo arrivare, e questo è il termine corretto, giusto? Sì. Ok, perfetto. Ebbene, dottore, è stato gentilissimo. Io a questo punto la saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Salve.